In questa puntata della Voce del Paziente, 5 disegni di legge per pazienti oncologici e lavoro, vaccinazione dell'anziano, ancora troppe lacune, certificato il timuro oncologico del Sant'Andrea di Roma, asma grave, rivoluzione nella terapia, ipertensione polmonare, malati rari mai più lasciati soli, Together We Can Stop the Virus diventa mostra virtuale. In Italia 3,6 milioni di persone convivono con un tumore e la mortalità dal 1995 ad oggi si è ridotta del 23%, ma la maggior parte di questi pazienti ha incontrato lungo il percorso di cura tantissimi ostacoli per combattere la malattia, ma anche per conservare il proprio posto di lavoro e la propria dignità professionale. I più fortunati sono ricorsi all'aspettativa non retribuita, molti hanno lottato per non essere licenziati. Altri sono stati licenziati subito dopo aver raggiunto il 180° giorno di assenza dal lavoro, seppur determinata da patologia gravissima come un tumore. La salute è un bene da difendere, un diritto da promuovere. Iniziativa di advocacy per una migliore presa in carico e cura di pazienti oncologici e oncoematologici, coordinata da Salute Donla Onlus e sostenuta da 33 associazioni pazienti trasversali all'universo cancro. Dopo una serie di interlocuzioni con i componenti dell'intergruppo parlamentare Insieme per un impegno contro il cancro, scende in campo ancora una volta in difesa delle persone affette da tumore per chiedere con forza maggiore tutela dei diritti del lavoratore malato per la conservazione del posto di lavoro e parità di trattamento tra lavoratori e pazienti oncologici del settore pubblico e privato. Abbiamo provato a elaborare un progetto di legge proprio sul tema fondamentale del periodo di conforto, proprio perché quel riferimento normativo ormai molto lontano nel tempo ad un regio decreto, insomma, chiede oggi di essere aggiornato rispetto all'evoluzione ovviamente delle cure, dei tempi e del rapporto del malato, in questo caso oncologico, con il proprio lavoro. Quindi un progetto di legge molto semplice che ha un solo articolo che prevede appunto il raddoppio, ma ove si potesse andare oltre nella discussione in sede parlamentare ben venga, il raddoppio dei tempi di mantenimento del posto di lavoro e delle indennità conseguenti. L'esempio dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, ad esempio, che hanno lo rinnovo diritto soltanto a 180 giorni, la proposta di legge parla di non 6 mesi, ma ad esempio di 24 mesi. Ad esempio, parla la proposta di legge di equiparare di fatto i diritti dei lavoratori pubblici anche ai lavoratori privati. Quali sono le situazioni più tristi? Io devo dire che ce ne sono parecchie. Partiamo da un presupposto che, oltre che essere presidente dell'Associazione Salute Donna, sono un ex paziente oncologico per ben 3 volte. Quindi direttamente sulla mia pelle ho vissuto delle esperienze che hanno limitato la mia attività lavorativa e il mio percorso. Ma se vogliamo andare in ampia veduta su quello che succede, la situazione è veramente drammatica, soprattutto in questo momento dove ci stiamo occupando molto di Covid e poco di malati oncologici, perché i malati oncologici continuano ad esserci, continuano ad avere problemi sul lavoro e continuano ad essere penalizzati, no, in qualche modo. L'ultima situazione drammatica che ci è arrivata, perché spesso arrivano anche attraverso i social, no? Perché sapendo che ci occupiamo di queste attività, molte persone scrivono anche messaggi privati nelle nostre pagine, anche della Salute è un bene da difendere, raccontando le loro storie. L'ultima di qualche giorno è di una donna, faccio un esempio, che con un tumore al polmone del settore metalmeccanico, che ci chiedeva qual era il suo diritto di mantenere il posto del lavoro dopo mesi di terapie, perché aveva problemi proprio all'interno della sua azienda del mantenimento del posto di lavoro, che come sappiamo sono circa 6 mesi nella più grande categoria dei contratti di lavoro. Ma bisogna tener conto che 6 mesi per alcuni malati oncologici è l'inizio del percorso della malattia, e quindi
situazioni drammatiche dove comporta anche come dire, la penalizzazione della possibilità di cura, perché non dimentichiamo che ci sono pazienti che decidono di non curarsi o decidono di curarsi in modo errato proprio per evitare perdere il posto di lavoro. Quindi la situazione è drammatica. Questo momento l'abbiamo voluto con tutte le associazioni proprio per chiedere aiuto. La nostra richiesta oggi e la nostra più importante riflessione è una richiesta di aiuto a tutti quelli che possono decidere delle nostre vite e del nostro e della nostra ritorno al lavoro, ma un ritorno che poi non sia penalizzante, perché poi, come ha detto giusto lei all'entrata, molte volte c'è un'attività di mobbing, no? Che quindi si costringono le persone a licenziarsi perché esasperate dalla situazione. Quindi la nostra è: aiutateci, abbiamo bisogno di chi decide delle nostre vite. Si è svolto in modalità online la prevenzione come pilastro della sostenibilità, un confronto serrato tra istituzioni e rappresentanti di società scientifiche, ricercatori ed economisti, promosso da Italian Health Policy Brief. Partito dalla constatazione che nel nostro paese manca la cultura della prevenzione, il tema dell'importanza dell'immunizzazione nei soggetti anziani e fragili, sviluppato dai relatori, fa concludere che siano necessari interventi urgenti perché le lacune culturali di programmazione e di organizzazione portano a ricadute pesanti in termini di salute e in termini economici. Infatti le pratiche vaccinali si sono dimostrate essere un pilastro importante di sostenibilità economica. Ormai da almeno una decina d'anni è chiaro che oggi, proprio per il fatto che nei bambini abbiamo raggiunto delle coperture elevate e abbiamo contrastato, diciamo, in maniera molto efficace l'incidenza delle malattie classiche dell'infanzia, oggi la maggior parte delle malattie, complicanze e morti per malattie vaccino prevenibili sono appannaggio della popolazione anziana e adulta. Il calendario per la vita, che è l'alleanza di società scientifiche e associazioni professionali che si occupano di vaccini, ha avuto proprio questo significato, cioè di proporre, a partire dal 2012, un calendario vaccinale per la vita, proprio perché i vaccini sono per tutta la vita, non sono soltanto per la popolazione pediatrica o adolescenziale. Quali sono le principali problematiche vaccino prevenibili per la persona anziana, adulta e anziana? Ma direi certamente quella che conosciamo meglio, che ha la più lunga tradizione anche come applicazione su larga scala, è la vaccinazione antinfluenzale. Ormai siamo abituati a pensare alla vaccinazione antinfluenzale come una questione da affrontare ogni autunno, ma nonostante siano tanti anni che noi la facciamo, e la facciamo con un sistema organizzato, i dati sono abbastanza sconfortanti. Tanto ricordo che ogni anno viene colpita dall'influenza una proporzione della popolazione che varia dal 5 al 15%, quindi stiamo parlando ogni anno di 6, 7, 8 milioni di italiani che vengono colpiti. Abbiamo una stima da parte dell'Istituto Superiore di Sanità di almeno 8.000 morti ogni anno legati direttamente all'influenza, probabilmente questa è una sottostima. Nonostante questo, noi siamo oggi con un 54-55% di ultra 65 anni che sono stati vaccinati nell'ultima stagione 2019-2020. Poi abbiamo altre patologie importanti, le patologie pneumococciche sono molto importanti. Vi ricordo che le polmoniti acquisite in comunità sono oltre 3 milioni in Europa ogni anno. Il 35-40% sono legate allo pneumococco, che è una patologia prevenibile. Ovviamente i vaccini pneumococcici non coprono tutti i 90 sierotipi dello pneumococco, ne coprono uno i 13 più importanti, vaccino coniugato, poi abbiamo un vaccino 23 valente polisaccaridico che deve complementare quello coniugato. Quindi in sostanza noi dobbiamo vaccinare la persona anziana prima col vaccino 13 valente coniugato e poi col vaccino 23 valente ad almeno due mesi di distanza. Le coperture sono abbastanza scarse a livello nazionale. Cosa voglio dire?
questo vaccino, per fortuna, sulla spinta delle indicazioni delle società scientifiche, è stato messo come vaccino raccomandato e attivamente offerto alla popolazione di 65 anni, quindi per esempio quest'anno è offerto ai nati nel 1955, ma qui le regioni non si sono spese per promuovere attivamente questo vaccino, se non in rari casi. Quindi sostanzialmente a livello nazionale le coperture per pneumococco, a parte qualche regione virtuosa, sono veramente a livelli ancora molto bassi. Terzo vaccino importante per l'anziano è il vaccino contro l'herpes zoster, altra patologia che certamente difficilmente è mortale, ma che comunque determina un impatto enorme sulla qualità della vita di molta popolazione. I casi sono diverse decine di migliaia in Italia ogni anno. Il 20% di questi casi va incontro alla nevralgia posterpetica, che è una complicanza enormemente impattante sulla qualità della vita. Vi ricordo che le persone con nevralgia posterpetica, che è un dolore diciamo considerato superiore a quello oncologico e anche a quello del parto, tanto per dare un'idea, è un dolore che può durare mesi o anni, non incoercibile, non trattabile neppure con i più forti antidolorifici, a volte viene trattato con gli psicofarmaci, ma con scarsi risultati. Quindi anche questo è un vaccino che è offerto in Italia ai 65 anni, qualche regione lo offre in maniera più estesa, ma anche qui vediamo uno scarso sostegno alle politiche di offerta attiva e gratuita. Bisogna fare in modo che questi vaccini siano conosciuti. Noi quindi abbiamo degli strumenti che sono quelli del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, ottimi, che offrono uno spettro di vaccini gratuiti inseriti in LEA ampio. Io direi un po' forse il calendario vaccinale più bello d'Europa, forse quello del mondo, però dobbiamo naturalmente fare sì che venga in qualche modo, che abbia un seguito questo, che non resti sulla carta, lettera morta, ma che le coperture vaccinali nelle persone anziane aumentino. È chiaro che la crisi pandemica ha comportato probabilmente dei problemi maggiori proprio a questo tipo di vaccinazione, non parlo dell'influenza che merita un discorso a parte quest'anno, ma parlo soprattutto dell'antizoster e in parte minore l'antipneumococcica, ma l'antizoster in particolare. Perché? Perché chiaramente ci si è rivolti di meno ai centri vaccinali e chiaramente questo ha comportato delle difficoltà soprattutto nelle coperture di quei vaccini che non siano i vaccini obbligatori dell'infanzia, con una diminuzione quindi delle coperture vaccinali stesse. Allora, la vaccinazione non è un costo e questo va sottolineato ulteriormente, bisogna far passare fortemente questo messaggio. La vaccinazione e la prevenzione è un investimento importante per il sistema, però noi dobbiamo essere in grado anche di, e soprattutto i regolatori, di riconoscere il valore della prevenzione e della vaccinazione nello specifico. Purtroppo ad oggi, se io vado a vedere i vari decreti, se vado a vedere le linee guida, ad esempio la bozza delle linee guida che ha pubblicato l'AIFA per quanto riguarda la valutazione economica delle tecnologie dentro le quali rientrano i vaccini, non si stressa mai questo concetto di valore anche economico e sociale delle tecnologie, nello specifico della prevenzione dei vaccini. Abbiamo degli strumenti importantissimi, utilizzando i quali abbiamo effettuato degli studi, secondo me, fondamentali nell'informare il decisore, che hanno dimostrato come ampliando addirittura le classi di popolazione da vaccinare, anche le classi di età, non solo gli anziani, ma anche i bambini in età pediatrica e anche la classe centrale di persone in età lavorativa, ci potrebbe essere una riduzione dei costi di circa 1,5 miliardi ogni anno, derivante dall'impatto negativo della mancata vaccinazione, per esempio contro l'influenza. Questo è uno studio che facemmo alcuni anni fa, considerando anche tutto il discorso della perdita di produttività, dell'assenza dal lavoro,
dell'assenza dal lavoro del caregiver e comunque dell'assenza dal lavoro del familiare che deve poi fornire anche assistenza a volte all'anziano piuttosto che al bambino, però se si continua a valorizzare la tecnologia basandosi esclusivamente su tetti di spesa e logiche dei silos, ovviamente non si riesce a valorizzare correttamente l'impatto economico della prevenzione e della vaccinazione. Però bisogna cercare di facilitare l'accesso alla vaccinazione, superare le differenze regionali che si manifestano in termini di organizzazione, di accesso, semplificare e omogeneizzare i comportamenti dei dipartimenti di prevenzione. L'accesso e facilitare l'accesso è la prima cosa, sviluppando forme di comunicazione volte a intercettare la popolazione anziana, con la collaborazione dei medici di medicina generale, utilizzando e migliorando sistemi informativi. Anche qui, secondo me, è importante che avere dei sistemi informativi magari proattivi. Ieri mi è scaduta la polizza dell'auto, mi è arrivato il messaggino dell'assicurazione, ma perché non può esistere un sistema simile anche per i vaccini? Allora, in questo io devo dire, abbiamo una carta da giocare. La carta da giocare si chiama Recovery Fund, perché uno dei progetti del Recovery Fund è proprio sulla prevenzione, è in capo al Ministero che ci lavora insieme all'Istituto. Quindi sicuramente la carta del Recovery Fund andrà giocata, delle risorse del Recovery Fund andranno giocate per una riorganizzazione del sistema della prevenzione che faciliti l'accesso anche e soprattutto alle vaccinazioni. Il secondo aspetto importante, qui l'Istituto ci può lavorare, ma con vari organi, con varie istituzioni, è questo anche stato detto, la formazione, l'informazione, che sì, deve riguardare gli operatori sanitari, ma deve riguardare anche la popolazione in generale, perché è vero che c'è un 1% di persone assolutamente contrarie alle vaccinazioni, ma c'è una vasta fetta di popolazione che è incerta, su cui una attività informative veramente potrebbero avere un grosso seguito, una grossa presa e possibilità. Adesso c'è grandissima attenzione su questa malattia infettiva e sul vaccino del Covid. La disponibilità o l'attenzione al vaccino del Covid va utilizzata per spiegare che i vaccini che vengono sviluppati seguono vari step, varie fasi, che ne garantiscono la sicurezza e l'efficacia. I tumori della prostata, della vescica, del rene, del testicolo e del pene sono i tumori più diffusi tra gli uomini. In Regione Lazio si registrano quasi 8.000 nuove diagnosi all'anno e migliaia sono i cittadini laziali che convivono con queste malattie. Il team multidisciplinare uro-oncologico dell'azienda ospedaliera universitaria Sant'Andrea di Roma assicura la presa in carico integrata e multiprofessionale dei pazienti con tumori urogenitali e un percorso diagnostico-terapeutico rapido, efficace ed efficiente, ed oggi si conferma punto di riferimento regionale per i pazienti colpiti da neoplasie urogenitali grazie alla certificazione UNI EN ISO 9001-2015 del team multidisciplinare uro-oncologico. È la sintesi di un lavoro che gradualmente si è messo in atto, cioè quella di riorganizzare i nostri servizi intorno alla unitarietà e alla centralità delle cure del paziente, ma per fare questo è necessario appunto che le organizzazioni, i professionisti si costituiscono in modo integrato, multidisciplinare e multiprofessionale per dare le migliori cure, le migliori assistenze, le migliori, diciamo, potenzialità tecnologiche per assicurare risultati di alta eccellenza ai pazienti. Questo è un progetto cominciato anni fa, nel momento in cui abbiamo deciso che non potevamo più gestire i pazienti singolarmente, ma avevamo bisogno di discuterli una volta alla settimana tutti insieme. Il team è stato creato, il team ha dimostrato negli ultimi anni di funzionare molto bene e a questo punto mancava un elemento importante, come ha sottolineato il direttore sanitario, cioè quello della certificazione, perché la certificazione ci aiuta a migliorare la qualità scientifica di quello che facciamo, la qualità clinica, ma soprattutto è una garanzia sia per l'istituzione, ma anche per i pazienti, che banalmente quello che diciamo di fare lo facciamo veramente. Perché? Perché esiste un ente che è Bureau Veritas che ogni anno viene e controlla
quello che abbiamo fatto, controlla soprattutto se quello che diciamo di fare in realtà lo facciamo. Questo è uno strumento formidabile, perché attraverso questa certificazione riusciamo a alzare l'asticella anno dopo anno, di modo da avvicinarsi a una gestione ideale di questi pazienti. Un percorso lungo, non ce l'avremmo mai fatta senza Astellas che ci ha aiutato e OPT che ci ha guidato nel percorso di certificazione, perché per chi fa il nostro mestiere la certificazione, quando si comincia il percorso, è una valle oscura, e grazie ad OPT le cose sono diventate un po' più chiare. Bureau Veritas ha avuto molta pazienza con noi e devo dire che alla fine il risultato l'abbiamo raggiunto. Ovviamente non è un punto d'arrivo assolutamente, è solo un punto di partenza, perché di anno in anno si cercherà di migliorare la qualità del servizio che offriamo. La certificazione, a mio avviso, consente di verificare che tutto quello che è stato scritto, quindi tutto quello che erano la definizione di un percorso ottimale, non è solamente un desiderio, ma è un impegno operativo di tutti i professionisti che si sottopongono ad una misura di quello che hanno fatto. Ma questo strumento non è una verifica burocratica di quanto sono i giorni passati tra un momento diagnostico, un momento terapeutico, quanto tempo hanno messo i pazienti ad avere la risposta dall'anatomia patologica. Questo strumento consente, ad esempio, alle nostre direzioni, sia alla direzione sanitaria che alla direzione generale, di verificare insieme all'ente certificatore quali sono i momenti di debolezza del percorso. Abbiamo necessità di aumentare i tempi utilizzazione delle nostre attrezzature come la TAC, la radioterapia, abbiamo bisogno di potenziare il personale in un'area piuttosto che in un'altra. Tutto questo non avviene sulle richieste e le valutazioni individuali di ciascuno di noi, che sono sicuramente importanti, ma che forse hanno il conflitto di interessi, se così mi permette di dire, di cercare di potenziare la propria struttura. C'è una valutazione oggettiva da parte di un ente terzo della bontà di quel percorso e di quanto la presa in carico si sia tradotta in un vantaggio terapeutico. Astellas Pharma ha collaborato con l'azienda ospedaliera universitaria Sant'Andrea di Roma per la certificazione del team multidisciplinare uro-oncologico. Ci sono diversi motivi che ci hanno indotto a sostenere queste iniziative. Che Astellas, come tante altre aziende, è un'azienda impegnata da anni nello sviluppo, nelle ricerche di farmaci innovativi, e cerchiamo di fare il nostro meglio, ma riteniamo che non sia abbastanza. Abbastanza perché la ricerca e sviluppo credo che sia un punto di partenza. La realtà è che la nostra responsabilità è quella di cercare di capire come generare maggiore valore a valle della ricerca e sviluppo di una nuova tecnologia. E questo valore lo vediamo in tre direttrici che condivido con voi. Partendo innanzitutto, una direttrice ci porta al paziente. La seconda direttrice è una direttrice che porta direttamente al lavoro straordinario che tutti gli operatori sanitari, e questo è un esempio di eccellenza in Italia, credo, che fanno nei confronti dei pazienti, che quindi cercano di aiutare a dar voce anche loro alla speranza e alla fiducia che un paziente oncologico e non solo può avere. E credo che questa sia un'iniziativa straordinaria nel nostro contesto. E il terzo è una direttrice che porta alla sostenibilità del nostro sistema. Io credo che oggi tutti noi siamo concentrati tanto sulla richiesta di risorse. Dobbiamo cercare di capire anche come poter sinergizzare meglio e fare squadra tutti insieme per cercare di rendere e massimizzare le risorse che abbiamo. E ritengo che un'azienda responsabile debba fare anche questo, supportare quindi queste iniziative e cercare di far parte di una squadra, perché secondo me c'è un passaggio culturale da fare e che noi dobbiamo fare dal nostro punto di vista, è quello di simulare quello che avviene all'interno di un ente ospedaliero come il Sant'Andrea, nel senso che si cerca di fare squadre lì. Mi auguro, il nostro auspicio è quello di creare sempre squadra anche fuori, al di là dell'ente ospedaliero, e cercare quindi di creare la sinergia e il supporto tra le diverse figure
che operano in questo settore, perché secondo me soltanto facendo squadra possiamo realmente alimentare quella fiducia e la speranza nei confronti dei pazienti. Nucala, che contiene il mepolizumab, farmaco biologico per il trattamento dell'asma grave di tipo eosinofilo refrattario, è ora disponibile nel comodo formato di penna preriempita che si può comodamente usare a casa propria, eliminando quindi il dover far ricorso all'accesso in ospedale per ricevere il trattamento, con importante beneficio in questo periodo di così grande allerta e attenzione. La penna preriempita ha ovviamente avuto degli studi di validazione in questi casi, non ovviamente sul farmaco, di cui ovviamente abbiamo moltissimi dati, sia dagli studi clinici che i dati in real life. In questo caso si trattava di validare una metodica di somministrazione. Appena preriempita è risultata anche facile da usare, non si vede l'ago per la maggior parte dei pazienti, dopo un normale processo di istruzione è facilmente comprensibile. Per cui gli studi hanno questo dimostrato. Il vantaggio è della possibilità di poter fare una terapia a domicilio e quindi in qualche occasione di non recarsi in ospedale ma di poterlo fare a domicilio. Certamente io credo che attorno a questo paziente vada comunque costruito questo percorso. È un paziente che in ospedale ha una presa in carico pressoché completa, ci occupiamo delle comorbidità, ci occupiamo degli eventuali eventi avversi, della gestione della riacutizzazione. Quindi questo poi è un paziente che magari per un mese, due mesi, tre mesi non viene più in ospedale, ma a domicilio usa questa penna preriempita. È per questo che è importante, io credo, che questo percorso vada arricchito dalla telemedicina, dalla possibilità che lui comunque interagisca col centro, che mandi dei dati, ad esempio, anche dei dati di funzione. Riusciamo con la moderna tecnologia a poter fare anche una spirometria su un telefono, oramai su un palmare. Qual è il paziente da penna che può essere fatta una terapia autoiniettiva? È certamente un paziente che comunque è in grado di farsi questa terapia, magari qualcuno può essere in difficoltà, anche una banale autosomministrazione. Ci tengo a dire comunque che l'autoiniettivo ha dimostrato grande facilità d'uso, ovviamente parimenti efficace a quella che generalmente veniva gestita poi a livello ospedaliero, e credo che rappresenti un notevole passo in avanti per la gestione del paziente, perché ripeto, noi qui non parliamo di terapie al quale il paziente viene sottoposto per qualche mese, è una terapia che al momento non ha una conclusione e che quindi è una terapia che il paziente deve usare regolarmente tutti i mesi per poter controllare la patologia asmatica. Sintomi generici e scarsa conoscenza della malattia da parte di medici non esperti spesso portano diagnosi tardiva di ipertensione arteriosa polmonare, rubando tempo prezioso alla terapia. I farmaci per questa patologia ci sono, ma vanno usati presto in modo aggressivo. Ed inoltre, davanti a un paziente con ipertensione polmonare a rischio intermedio, bisogna mettere in atto tutte le strategie possibili per portarlo e mantenerlo a basso rischio. In alcuni pazienti può essere necessario per questo fare un cambiamento, uno switch nella terapia, come rileva lo studio Replace presentato lo scorso settembre al congresso ERS e di cui si è ancora parlato al congresso nazionale IPNET 2020, che inevitabilmente ha parlato anche di Covid-19, perché i pazienti con ipertensione polmonare non possono aspettare che la pandemia finisca. La loro malattia rara e invalidante corre veloce e sia le prime diagnosi che le visite di controllo non possono attendere i tempi del Covid-19. L'augurio è che le istituzioni non si dimentichino dei malati rari, perché in questo momento, diciamo, veramente, se prendiamo delle cose che dice chiudiamo gli ambulatori, rimandiamo le visite non urgenti e tutto quanto, il malato raro si sente ancora più abbandonato, anche se il medico telefona e quant'altro. Quindi una sensibilizzazione verso tutti. Lo sappiamo, forse chiediamo troppo, c'è il Covid, tutto quello che vi pare, però i malati rari non si possono abbandonare. Questo chiediamo. Tu
Together We Can Stop the Virus è un progetto di Gilead nato nel 2019, svolto in collaborazione con 11 associazioni di pazienti. Al base di Milano, 5 enormi opere in realtà aumentata raccontavano i 490 diagnosi, trattamento, successo della terapia e qualità di vita dei pazienti con HIV. Si è arricchito quest'anno di una sesta opera in augmented reality che vuole interpretare le sfide delle persone con HIV nel periodo di emergenza Covid-19. La mostra, che quest'anno al patrocinio di ICAR, è virtualmente visitabile all'indirizzo hivstopthevirus.it. Per noi, per Gilead, direi che il titolo di questa iniziativa raccoglie un po' tutto il significato che rappresenta per noi, e qui io rappresento Gilead, ma ho l'onore di rappresentare anche tutti i colleghi che all'interno della nostra azienda hanno lavorato per rendere possibile e reale questa iniziativa, a cominciare dal 2019. Si aggiunge un'ultima opera che è stata realizzata durante il lockdown e sul finire del lockdown. L'opera si chiama Conscious Blooming ed è un po', diciamo, una metafora. È un'opera concepita per parlare sia di HIV di Covid-19, descrive a livello metaforico un palazzo. hivstopthevirus.it.